Natale prima è soluzionata, poi ci vuole riandare e la soluzione. Questo è lo stesso che posso dire. E allora dovrò andare. Bene. Qualche minuto di ritardo di cui ci scusiamo. Io inizio subito con il ringraziare i presenti per essere qua. Ci sono persone che vengono da, diciamo, da fuori Bologna e quindi sicuramente è una cosa di cui, che mi fa molto piacere che un'occasione come questa di così diciamo esercizio e scambio, no? di pensiero sia un qualche cosa che non è caduta in disuso, no? E, detto questo, io ringrazio Paolo Frigo, che va di fianco a me, e Tommaso Tosi. L'incontro di stasera, che è denominato Performance di Pensiero 2, ha il titolo di Corpo e Identità. Nello sviluppo concettuale di questa mostra, il discorso del corpo e identità assume una, diciamo, è un punto focale. E abbiamo, diciamo, appunto, dicevo, questo è la performance numero 2. Abbiamo avuto la settimana scorsa un incontro con uno storico dell'arte, Alessandro Volpe, dal titolo La rappresentazione come territorio di conquista. E questo corpus di 5 incontri vuole in qualche modo affrontare lo sviluppo concettuale della mostra con degli apporti in forma così dialogica, no? Con competenze e territori di pensiero altri, no? Da, appunto, dalla storia dell'arte a delle riflessioni sull'etimo delle parole, sul dal punto di vista da parte di un pensiero scientifico, e per appunto dipanare, no? E avere quello che speriamo, no? Avere un'apertura di pensiero, di ragionamento, di dibattito sul appunto lo svolgimento concettuale che la mostra propone. Detto questo, io passerei subito la parola a Alessandro Negrini e poi dopo inizieremo, diciamo. Sì, io volevo brevissimamente introdurvi le due persone che abbiamo chiamato a pensare insieme a noi. E mi interessa dirvi che si tratta di due persone che io ho avuto modo di conoscere all'interno dei forum di discussioni su internet. E sono persone che con due caratteristiche diverse, diciamo così, uno per la giovane età, l'altro per la tipologia di lavoro che fa, sembrano non essere naturalmente dentro il mondo accademico, quello che si occupa di pensiero, oppure il mondo festivaliero, che è la sua modo di modo parlare di filosofia, eccetera. Ed è molto interessante vedere come si possono trovare nel sottobosco di questo paese dilaniato come l'Italia, ci sono ancora delle non so se sono dei funghi occasionali o delle cose così, o delle cose anche più sistematiche, ma sostanzialmente c'è la possibilità di trovare dei pensieri molto ben strutturati e sviluppati. Sono due pensieri apparentemente molto diversi, ma che poi vedremo dove si incontrano. Il primo che sentiremo, che è la produzione di Paolo Frigo, entra nel vivo di quello che è il tema dell'identità del corpo. L'identità del corpo è, sembrerebbe un qualcosa di quasi ovvio, immediato, ma viene smentito sempre il concetto di identità del corpo dallo stesso linguaggio con cui noi parliamo. Infatti, quando noi parliamo io e il mio corpo, il rapporto con il mio corpo,
Già vedete che il linguaggio ci dice che abbiamo a monte una distinzione, cioè ogni volta che noi pensiamo al corpo e lo pensiamo come la nostra intimità più propria, già dentro pensiamo una differenza. Ora Paolo Frigo ci farà capire, entrerà nel vivo di questa differenza entrando proprio dentro l'orizzonte di senso che il linguaggio primordiale dal punto di vista dell'espressione di un senso che si è espresso nella storia, ovvero il linguaggio del mito vuol dire parola, linguaggio, quindi linguaggio stesso, e cercare di riparare all'interno di quello che sono apporti del racconto mitologico, apporti del senso vivente delle parole, e cercare di fare un po' di chiarezza su quello che è questo mondo di identità, differenza, non identità, lacerazione, speranza di unità. Vedremo come lui sviluppa questa dicotomia. Subito dopo invece Tommaso Tosi ci parlerà, invece cercherà di farci inquadrarci il problema della dualità mente-corpo, o comunque di questa identità mai piena della nostra identità, attraverso quello che è la riflessione che è avvenuta, diciamo così, nell'epoca moderna, da Cartesio, dall'epoca, diciamo così, di Cartesio, di Galileo in poi, fino ad arrivare a darci un po' di chiarezza su quello che sono le nozioni attuali che le scienze contemporanee, soprattutto la neuroscienza, le neuroscienze in generale, ci possono dire a proposito di quello che è il tema del rapporto tra mente e cervello, che è un tema molto interessante di cui per ora intravedremo alcune parti. Questo tema che svilupperà Tommaso, che quindi cercherà di darci una visione insieme dei vari approcci che sussistono nell'attualità, lasceranno poi aperte una serie di possibili riflessioni che vediamo se è il caso, se è il tempo, se la voglia, ci porteranno a sviluppare nel dialogo che mi auguro possa avvenire subito dopo la produzione fra tutti voi presenti. Questi incontri vorrebbero essere degli incontri non, diciamo così, che seguono la logica accademica del relatore da una parte e dell'uditore dall'altra, esprimerebbero la volontà di creare, come un po' come avviene, diciamo così, nei forum di discussione virtuale, cioè una persona esprime un pensiero che serve più che altro non tanto per imporre una posizione, quanto per stimolare risposte e dialogo, per poter arrivare a quello che uno degli ultimi grandi filosofi viventi, Gadamer, sostiene, che la verità si può dare solo nel dialogo. Dialogo non è solo fra due persone, naturalmente. Dunque, passo la parola a Paolo Frigo. Grazie. Mi scuso perché io non sono abituato a queste cose, quindi vabbè. Allora, diciamo che tutto quello che su cui mi ero, avevo preparato questa cosa qui, era su questa specie di analogia fra il dentro e il fuori. C'era la tavola smeraldina di Ermete Trismegisto che dice che ciò che è in alto è come ciò che sta in basso e ciò che è in basso è come ciò che sta in alto. Io gioco invece quello che è dentro come ciò che è fuori, e quello che è fuori è un po' come ciò che è dentro. Per cui la forma del dentro, dalla forma del dentro si può cioè la forma del dentro si può dedurre dalla forma del fuori, come ben sanno gli esperti di rituali religiosi che attraverso la forma del rito impiantano nel cuore degli uomini la forma del verbo. Allora, in principio la terra era Kton e si sviluppava nella dimensione della profondità, dell'oscurità sotterranea, come mostra l'aggettivo italiano Ktonia. Profondità è vita interiore, cioè vita del corpo nel suo profondo. Il corpo è anche il corpo del pianeta. Nell'ambito di Kton la dimensione della vita era il dentro, sia che fosse il dentro del pianeta, sia che fosse quello del corpo. Anche oggi a ben guardare il profondo è proprio quel che ci è rimasto di quell'inizio, così profondo che occorre scavare nelle anse di antichi fiumi, così profondo dentro il nero strato antropico, profondo soprattutto nelle caverne d'Europa. Caverne scure, senza luce, in cui tuttavia si conserva l'immagine viva come proiettata sulla roccia di un vissuto di cui niente sappiamo e che abbiamo lasciato dietro di noi nella profondità del tempo. Là dentro immagini e raffigurazioni
che oggi con le illuminazioni artificiali ci si mostrano nella loro meraviglia, allora, in quel tempo dimenticato, potevano apparire solo baluginando nella luce di una fiamma. Certo non mancavano fiaccole, fuochi, perfino lucerne a base di grasso animale, però per quale ragione spingersi così nel profondo? Gli uomini hanno scolpito, plasmato, graffiato qualsiasi materiale che gli sia capitato fra le mani, e lo hanno fatto soprattutto alla luce del sole. Però qui, nella profondità dello spazio, in queste caverne, è rimasta intatta la profondità del tempo, del nostro tempo. Come se quei lontani esseri così diversi da noi, pur così uguali, avessero voluto consegnare alla pancia del pianeta in cui erano generati, nel dentro, l'esperienza viva del mondo che si veniva formando intorno a loro, del corpo vivo dell'animale, dell'organo sessuale, della mano del bambino, l'immagine viva, cioè, del loro incombente fuori. Quale ragione li spinse a portare il loro fuori, gli animali, la caccia e tutto il resto, nel dentro della terra? Se il dentro è come il fuori è come il dentro, qui è nata una analogia straordinaria fra l'interiorità della coscienza umana e l'interiorità del pianeta. Il dentro del pianeta è vissuto come proprio, come interiorità collettiva del gruppo. Su molte delle raffigurazioni e sul sistema dei segni del Neolitico e del Paleolitico più recente non si può non ricordare il bellissimo lavoro di Maria Jean Butas, che ipotizza una protoscrittura universale europea intorno al concetto di grande madre, nonché il suo, direi, quasi eroico tentativo di lettura dei segni di questa scrittura. Tuttavia, nel leggere i segni occorre sia presente il concetto di significato. E allora occorre domandarsi quanto negli autori di queste raffigurazioni è presente la coscienza di che cosa sia un significato, o piuttosto, quanto del riferimento di un segno sulla roccia o su un utensile, cioè dell'animale che questo segno rappresenta, era espresso. Come lo è per noi, per esempio, che siamo ben assestati su un'acquisizione che è data ormai da millenni, per cui l'espressione mediante segni è cosa ormai assimilata. E quanto invece di quel segno era solo cercato, cioè quanto la mano cercava il significato piuttosto che esprimerlo? Cioè, quanto della mano che traccia quel segno è un dire e quanto di essa, del suo graffiare, resta ancora un ascoltare? Credo che prendendo in considerazione il periodo che va dal tardo paleolitico al neolitico, cioè il periodo di cui si occupa la Jean Butas nel suo libro Il linguaggio della Dea, si possa rispondere di sì. La coscienza del segno, cioè parlo del periodo che va dal 25.000 a.C. fino al neolitico sostanzialmente. Occorre dire di sì, la coscienza del segno c'è. Nelle grotte sanno che stanno disegnando, insomma, non è che... Allora, colui che traccia il segno lungo tutto l'arco di questo periodo sa che si sta riferendo ad un oggetto, sa che sta nominando l'altro, la cosa, l'objectus, cioè il fuori. Diverso invece potrebbe essere il discorso sulle pitture parietali nelle grotte del Paleolitico più antico. Ci deve essere stato un momento in cui questa coscienza si fece corpo, o forse meglio, un momento in cui fu il corpo a farsi coscienza. Certo, da centinaia di migliaia di anni gli uomini costruivano strumenti e alla fine si è raggiunti perfino a costruire strumenti per produrre strumenti, cioè selci per scheggiare la selce. Da centinaia di migliaia di anni, cioè, modellavano il loro e nostro corpo ulteriore. Io chiamo corpo ulteriore tutto quello che sta al di fuori di noi, cioè quello che noi progettiamo, l'oggetto dei nostri pensieri, tutto quello che è al di fuori del corpo fisico sostanzialmente, quello su cui noi viviamo normalmente, insomma. Quindi da questa definizione corpo ulteriore che dopo userò ancora si riferisce a questo. Ma il rappresentarlo però è un'altra cosa. Il progettare lo strumento per colpire l'animale lascia pur sempre l'animale dov'è. Nel momento in cui lo rappresento, in qualche modo me ne approprio, lo faccio io, lo faccio mio. Da parte mia sono propenso a pensare che lì, nella scarsa e baluginante luce della fiamma, quegli uomini gravitassero ancora intorno a qualcosa di molto simile a quello che qualcuno
molti millenni dopo avrebbe chiamato Herr Leibniz, e mi riferisco a Husserl ovviamente. A me pare che quei disegni rappresentino una straordinaria manifestazione del tentativo di fissare in maniera intangibile qualcosa che appartiene all'esperienza vivente della comunità prima di ogni attribuzione di senso, prima dell'arrivo di una semantica codificata. Essi sono forse il momento della creazione e fissazione di qualcosa che solo dopo essere stato nel disegno alla parete si farà significato. Quei disegni sono come la lastra invisibile e impercettibile su cui noi appoggiamo per un attimo i nostri vissuti prima che essi prendano senso e si facciano memoria e metro, prima che il mondo si faccia mondo e l'immondo precipiti nell'insignificante e insignificato niente. Fissando l'attenzione sul periodo più antico, cioè dal 35-40.000 prima di Cristo fino al 28-25.000, quello cioè in cui il problema del segno comincia ad apparire, il segno come oggetto che sta al posto di un altro oggetto, cioè quello che noi facciamo oggi quando tracciamo un segno è riferirci sempre ad altro, a quel corpo ulteriore che, di cui dicevo prima. Allora, le caratteristiche più importanti degli animali raffigurati in questo periodo è che hanno corpi sproporzionati, mancano quasi sempre degli arti e comunque questi sono rappresentati in modo molto approssimativo. Per lo più viene rappresentato il corpo. Questo cosa può significare? Secondo me è evidente che l'esecutore coglieva nell'oggetto raffigurato la cosa che gli interessava. Quello che gli interessava dell'animale era il corpo, cioè la parte da cui si ricavava più carne. Occorre tenere presente che sono animali per lo più erbivori, cavalli, bisonti, uri, eccetera,